Come funziona il lavaggio ad acqua? Il lavaggio nel corso del tempo non è variato rispetto alle origini. In un primo momento si trattava di inzuppare, insaponare e movimentare i panni fino a quando non raggiungessero un grado di pulizia. Successivamente strizzati per eliminare l'acqua. Oggi le fasi di lavaggio principalmente sono quattro: ammollo, lavaggio, risciacquo, centrifuga. Vediamo nel dettaglio le singole fasi. Ammollo. Dopo aver inserito i panni nel cestello, questi vengono inzuppati con dell'acqua che può arrivare anche a 90 gradi centigradi. La temperatura dell'acqua varia a seconda del tipo di programma che viene scelto per lavare i propri indumenti. L'acqua viene scaldata direttamente dalla lavatrice con l'ausilio di resistenze. Una volta che l'acqua è stata caricata, la lavatrice compie alcune rotazioni per far sì che i panni si impregnino di acqua il più possibile. A questo punto, un getto d'acqua scioglie il sapone presente nel cassetto e da qui comincia la fase di lavaggio. Lavaggio. Dopo aver sciolto il sapone contenuto nel cassetto, il cestello con movimenti alternati mescola acqua e sapone, in modo che questi possano impregnare anche le fibre dei tessuti. I movimenti successivi della lavatrice, che hanno una durata variabile a seconda del programma scelto, permettono ai capi di lavarsi correttamente. Il vero lavaggio consiste nello sfregamento dei panni. Il sapone ha una funzione sulle macchie particolarmente ostinate, allo scopo di igienizzare e profumare i panni. Risciacquo. Una volta finita la fase di lavaggio, possiamo passare alla fase di risciacquo. In questa fase viene nuovamente caricata acqua, ma a una temperatura più fredda. Viene azionato nuovamente il cestello con un movimento alternato fino alla completa rimozione del sapone e dello sporco. Nelle lavatrici più moderne è stato installato un sensore di torbidità dell'acqua che aiuta a capire che il sapone e lo sporco siano stati effettivamente rimossi. Alla fine della fase di risciacquo, l'acqua viene eliminata completamente. Centrifuga. Non tutti i programmi di lavaggio prevedono la centrifuga. Solitamente la centrifuga viene eliminata per i capi più delicati. La centrifuga ha come scopo di eliminare l'acqua residua nei panni. Questo permette ai panni di asciugare molto più velocemente. La centrifuga si aggira tra gli 800 e i 1000 giri minuto. I giri variano da modello a modello.